canale. Non so se sapete, ma io stavo facendo una tipologia di test and tell che diciamo tipo copiato da Eleonora del canale The Lady perché mi piace tantissimo questa tipologia, quindi ho voluto riproporla anche nel mio canale. Però ho visto un suo video in cui un suo vlog, che magari vi lascio giù nell'info box, in cui lei era un po' scocciata da questa cosa che altre YouTuber avessero copiato la sua stessa tipologia e mantenendo magari anche lo stesso titolo. Quindi, diciamo, io sono sicura che lei non abbia visto i miei video. Però, dopo aver visto questo suo sfogo, diciamo che preferisco cambiare il nome alla mia tipologia di video. Visto che comunque, da quanto ho capito, lei non era così entusiasta, diceva di fare qualcosa di nuovo, innovativo, eccetera. Quindi cambierò il nome di questa tipologia nel mio canale. E ovviamente i video che avevo già caricato, che si chiamano proprio Test and Tell, li lascerò perché non ha senso assolutamente eliminarli. Però quelli che farò da ora in poi avranno un altro nome, che devo ancora decidere bene. Se qualcuno di voi vuole consigliarmi una tipologia di nome, un nome specifico, fatelo perché io veramente non ho idee. Era anche per questo che avevo utilizzato il suo. In più ho deciso di aggiungere una particolarità a questi video. Voglio anche compararvelo con qualcosa di simile, che può essere dello stesso concetto, dello stesso colore, qualcosa di simile che io ho nella mia makeup collection, ovviamente. Fatemi sapere se quest'idea vi piace oppure se avete qualche consiglio da darmi. Ovviamente io accetto tutti i tipi di consigli, anche le critiche se sono costruttive. Iniziamo subito con il video. Allora, il primo prodotto che voglio testare con voi è questo eyeliner di Kiko, che ha dell'ultima collezione limitata, quelle che sono andate scontate, diciamo. E questo si chiama Fine Liner Highliner, semplicemente così, e ha questo packaging qua. Allora, come vedete, la punta è così, è lunghissima, è molto molto piccola. Ho voluto provare con voi questo eyeliner perché dovrebbe essere molto preciso, però io non sono effettivamente sicura che una punta del genere sia comoda da utilizzare. Ovviamente non l'ho ancora mai testato, quindi vedremo proprio insieme la prima applicazione, le prime impressioni. Io direi di proseguire direttamente l'applicazione. Odio questo eyeliner, è ufficiale. Allora, ho fatto prima quest'occhio, poi l'altro, di cui sono riuscita a fare una linea bella, sottile, ero tipo estasiata, era diventato l'eyeliner della vita. Quando sono andata a fare l'altro, no, guardate che cosa è uscito. Cioè, la linea è spessissima perché non riuscivo a renderla omogenea. Non lo so che cosa è successo, io penso che si fosse già scaricato il feltro, la puntina, e poi ho dovuto inspessire questa e guardate, cioè praticamente ho fatto un macello, quindi adesso mi devo andare assolutamente a ripulire. E cosa ho notato? Allora, sì, la pennina secondo me è già abbastanza scarica. Guardate, il tratto all'inizio non è molto omogeneo, quindi è normale che, ok, sulla mano è uno swatch, però sull'occhio deve essere bello omogeneo dall'inizio alla fine. Soprattutto ho notato che il feltro e di quelli appiccicosi. Cosa intendo per appiccicosi? Che se io lo poggio sulla mia palpebra e tiro, fa... No, ora sulla mano non funziona. Comunque sulla palpebra praticamente si appiccica la palpebra e me la sposta invece di lasciarmi il segno. Quindi non mi è piaciuta assolutamente l'applicazione. Vedremo insieme la durata. Ovviamente mi vado un attimo a sistemare qui dove ho sbavato perché non posso rimanere assolutamente con l'eyeliner così. E nel frattempo vi faccio vedere degli eyeliner simili che io ho. Il preferito in assoluto di tutti gli eyeliner in penna proprio che io abbia mai provato è questo qui di Mulac, quello che prima si trovava all'interno della palette Different, però io ho acquistato singolarmente perché è vendibile anche singolarmente. A differenza di questo di Kiko, l'eyeliner di Mulac ha una punta molto più doppia. È corta, è proprio come un colore a spirito, un pennarello. E io la trovo molto molto più precisa perché riesco ad avere maggior controllo sul mio occhio.
Questo è l'eyeliner di Mulak, come vedete risulta anche abbastanza più nero di quello di Kiko. Un altro eyeliner in penna che io ho e che mi piace abbastanza, però non sono sicura di ricomprare, è questo della Rouge, che è una marca che si vende in farmacia, parafarmacia e costa anche abbastanza poco. Anche questo di Rouge ha una punta corta come quello di Mulak, però a differenza di quello di Mulak è ancora più piccola, quindi ora ve li faccio vedere comparati. Guardate. Questo di Mulak è molto più grande, invece la punta di questo di Rouge è piccolissima. E questo è lo swatch. Come vedete, allora, considerate che a me sta finendo, quindi il tratto non è pieno proprio perché non c'è più tanto prodotto all'interno. Ce l'ho da circa un anno, quindi immaginate. Però potete vedere che la linea è molto sottile anche rispetto a quello di Kiko. E però io riesco ad essere molto più precisa perché appunto è più corta. Il prezzo di questo eyeliner è di circa 7 euro e qualcosa di circa 7 euro e qualcosa a prezzo pieno. Io invece l'ho acquistato con i saldi, quelli attuali, quindi se vi interessa potete acquistarlo al prezzo di 3,50 euro. Ma come vi ho detto, io non ve lo consiglio perché per ora, diciamo, l'applicazione mi ha delusa un sacco, quindi spero che abbia una tenuta pazzesca questo eyeliner, perché altrimenti per me sarà un bocciato. Vado a sistemarmi le linee di eyeliner e dopo ci vediamo per delle considerazioni riguardo la Allora durata. ragazze, è tardissimo, nel senso che sono le 21:30, quindi sono passate veramente tante ore. Io ho applicato l'eyeliner stamattina prestissimo. Ai ai ai, allora, non so se riuscite a vedere, ma praticamente mi ha stampato tutta la linea su. Qui si è sbiadita la codina, non so, qui non mi ha fatto cose strane, però il fatto che io abbia stampato sul colore e qua... No, ragazzi, io odio questo eyeliner, cioè è ufficiale, lo sto proprio odiando. Non è ammissibile che un eyeliner faccia qualcosa del genere. Quindi per me è assolutamente bocciato. Nonostante il prezzo sia molto accattivante, la collezione è molto lussuriosa, eccetera. Ragazzi, lasciatelo perdere perché è veramente un prodotto che non vale assolutamente la resa. Avete visto voi stesse, sia per quanto riguarda l'applicazione, sia per quanto riguarda poi la tenuta, quindi assolutamente un bocciato. È la prima volta che c'è proprio un bocciato bocciato in questa mia tipologia di video. Comunque, ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, se voi avete provato questo eyeliner e cosa ne pensate, appunto, se avete intenzione di comprarlo, ma spero di no, perché altrimenti mandate indietro il video e rivedetelo. E niente ragazze, questo è tutto per quanto riguarda questo video. Spero che la prossima volta andrà meglio. Comunque, se mi interessa il rossetto che sto indossando, è questa tinta labbra di Wycon, di cui avevo fatto anche un video di questo tipo che vi lascio qui. Allora, vi lascio qui il mio ultimo video se non l'avete visto. Qui vi potete iscrivere al mio canale se ancora non siete iscritte. E vi ricordo di seguirmi sui miei social se vi va. E vi lascio giù nell'info box tutti i riferimenti. E io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!